Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo sempre qui a fare da mangiare. Quest'oggi, come al solito, voglio proporvi una ricettina semplice con ingredienti del momento. Farò delle cipolline porrettane, ora è il periodo, in agrodolce. Le farò anche in due versioni, una versione vegan e una versione lardosi. Ossia ci metterò un po' di lardo proprio a fine cottura da far sciogliere e poi vi farò vedere comunque. Andiamo a vedere subito questi ingredienti. Gli ingredienti sono molto semplici, ve l'ho detto, ci vuole mezzo bicchiere di aceto di vino rosso, mezzo bicchiere di brodo, del prezzemolo, uno spicchiettino d'aglio, del peperoncino, naturalmente le cipolline porrettane sono queste qui, quelle piccoline bianche, circa mezzo chilo. Poi ci vuole del lardo, un cucchiaio di zucchero, del sale, l'olio di vellobono naturalmente non potrà mancare. E andiamo a vedere questa ricettina, semplice e facile. Prendete una bella teglia dove potremo mettere le nostre cipolline, ci mettete un filino d'olio, ci mettete lo spicchio schiacciato di aglio, ci mettete il peperoncino a pezzettini, le nostre cipolline, cercate di metterle e di rigirarle, vedete come faccio io nell'olio, un pochino di brodo, un po' di sale che aiuteranno anche a cucinare le nostre cipolline, e il prezzemolo ci si mette dopo quando ci mettiamo l'agrodolce, perché ora le nostre cipolle andranno in forno così, proprio in questa maniera qui, a 180 gradi, forno ventilato, le mettiamo dentro e le lasciamo cucinare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Allora, le nostre cipolline sono quasi pronte, hanno ritirato tutto il brodino, molto carino, molto bellino, ci piace così. Allora cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo prendere un bel cucchiaio di zucchero e metterlo dentro l'aceto di vino rosso, lo giriamo bene, quasi a sciogliere questo zucchero qua, anche un pochino di sale. Giriamo a modino, sempre il fuoco bello a 180, bello alto, e ci vado a mettere sopra questo sughettino di aceto e zucchero, così, e le andiamo a riporre in forno per altri 7-8 minuti, il tempo che glassino con lo zucchero e l'aceto, e ritiri il tutto. Ci vediamo quando sono pronte. Dopo una quarantina di minuti totali, anche 50, le nostre cipolline dovrebbero avere questo aspetto qua, guardate che bellezza. Ora si vanno a impiattare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere le nostre cipolline. No, vi ho detto che facevo due versioni, no? C'è una versione vegan e una versione meno vegan, la ciccione per noi. Questa è quella vegan, mi raccomando. Ci mettiamo il suo brodino glassato, un po' di prezzemolino. Le nostre cipolline in agrodolce al rosso porrettane sono pronte per essere degustate. Ora facciamo invece quello da Lotri. Devono essere poi non buone, si danno sciogliere in bocca queste cipollette. E invece in quest'altro, prima del prezzemolo, ci mettiamo una, due, tre, quanti ve ne garba a voi, pezzetti di lardo a far sciogliere così. Un po' di prezzemolino anche qui. Un po' di sale nero della Vai, se non ce l'avete non ce lo mettete, ce lo mettete normale. E avete creato un contorno in 40 minuti, nuovo, non lo mangiate spesso, non costano nulla, le porrettane costano 2 euro al chilo, sì. Ci state bene, 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 secondo me. Vi mando un bel bacione a tutti quanti, mi raccomando, condividete, mettete mi piace, mandate commenti, così io e Andrea siamo un tentimo delle Pasque, anche se ci manca ancora un po' di tempo. Grazie e arrivederci.